Vorrei far vedere i giochi per la PlayStation 2. Un po' per giochi, non so quanti ne siano, però vorrei far vedere. Ok, iniziamo con il primo. Il primo è Prince of Persia. Come vedete, è un gioco di guerrieri. Si combatte su una nave che devi distruggere zombie, no zombie, pirati e roba valida. Ok, il primo è fatto. Beh, vediamo il secondo. Il secondo è Killzone, un gioco in cui tu sei vari personaggi come lui. Altri che deve distruggere carri armati con delle pistole roba, cioè, è un gioco molto bello, vi consiglio di scaricarlo. Poi passiamo al terzo gioco, che si chiama Destruction, Driver to Destruction. È questo gioco in cui devi guidare una macchina, devi saltare tipo come dei Monster Truck. Volete vedere? Molto bello, sì, però l'unico difetto è che si blocca sempre anche appena nuovo, non so se è la PlayStation oppure il gioco. Bene, passiamo a quell'altro gioco che si chiama Socalibu 3. Beh, è un gioco in cui combatti dei personaggi, puoi comprare personaggi sempre più forti battendo quegli altri personaggi, e devo dire che è molto bello. Vediamo se ho altri. Questo qua, che non è originale, si chiama Freestyle, quindi motocross. Come vedete, fate delle gare e si fanno acrobazie, eccetera, guadagnando soldi se vincete e comprare altri modo più forti. Vediamo il sesto gioco, che non c'ho le cover, però uno è cover. No, Need for Speed Vancouver. Beh, è un gioco molto bello, in cui sempre come avevo detto, sempre come a Driver Destruction, tipo, solo che là c'è macchine molto più originali, e invece in questo c'è macchine molto vecchie, quindi è meglio questo qua. È molto più bello saltare sui camion, eccetera. Poi l'altro gioco, vediamo. Sì, questo qua è l'altro Killzone, molto, che è Killzone 4. Invece quello era solamente Killzone, come potete vedere. E invece questo è Killzone 4, perché non c'è la cover niente scritto. Sono uguali, tipo, solo che ci sono molte più missioni e personaggi più forti, molte più armi. Poi un altro è Liberty City Stories, in cui vedi delle macchine. Puoi anche guidare delle moto, e molto bello delle missioni come a GTA San Andreas, diciamo, perché è molto più bello GTA San Andreas. Ok, vediamo l'altro, che è l'ultimo, che si chiama, sì, PES 13. Beh, questo gioco è molto bello, visto che siamo nel 2014, non è che cambia
E nel 2000, non è che cambia di molto. I giocatori sono sempre, diciamo, in quelle squadre, non cambia molto. Va bene, questo era l'ultimo gioco. Mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Da Ruben, ciao!